Davide Vavalà e Sofia Cerio sono fidanzati. Per davvero? Hanno visto quello che le telecamere hanno fatto vedere. Le cose che succedevano nel bagno meritano. Rispondo alla domanda, state insieme, vi dico. Scappati di casa, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome. Benvenuti in questo nuovo nuovissimo video dedicato al collegio. Davide Vavalà e Sofia Cerio sono fidanzati. Per davvero. Sarà vero? Sarà falso? O sarà che non ce ne frega un cazzo? Prima di iniziare però, come sempre, vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale. Qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti e di fianco c'è anche una campanellina. Cliccate anche quella per attivare tutte le notifiche relative ai video che pubblico tutti i giorni o quasi qui sul mio canale, così da rimanere sempre aggiornati sul gossip, sul trash e anche sul collegio. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram, dove mi trovate come Fabrizio Valerio, ed ovviamente anche su TikTok, dove sono sempre Fabrizio Valerio. Ah, e ricorda, sì, proprio tu che stai guardando questo video, cos'è che ti devi mettere se vuoi uscire di casa? Ti devi mettere la mascherina, punto! Ragazzi, nuovo vlogmas, nuovo video super shock per voi, dedicato al collegio. Ma prima di parlare di amori finiti, iniziati, chi lo sa, di qua, di là, di su, di giù e anche di dissing, andiamo con ordine, perché ovviamente lo sapete, siamo giunti al 18° vlogmas. Non ci posso credere nemmeno io, e infatti, cioè, andiamo subito, cioè bando alle ciance, andiamo subito a scartare il nostro calendario dell'avvento. Allora, vediamo un po', siamo giunti appunto al 18° giorno. Perché il 10 è chiuso? No, non si sa, vabbè. Eccola qua, questa palla. Andiamo a vedere qual è il cioccolatino di oggi. Oh, ma guarda qua che bello. Lo chef oggi per noi è il Kinder Bueno Mini White. Ma devo dire che non ci sono quelli normali, sono tutti white, vabbè. Comunque, momento ASMR per voi. Se riuscissi a farlo, ok. Che ve lo dico a fare, follettini e follettine. E chi se ne importi? Detto questo, comunque, mi dispiace per voi, ma oggi non ci sarà nessuna busta shock con un'anticipazione shock del video di domani. Ma c'è un ma grande quanto una casa, perché andiamo subito dritti a quello di cui parleremo oggi. Prima però voglio ricordarvi che se vi siete persi il video precedente in cui vi parlavo dell'amore tra Marco Crivellini e Sofia Cerio, e poi no, tra Davide Vavalà e Sofia Cerio, ma oggi ne parleremo molto 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 meglio. Bene, se vi siete persi quel video, ve lo lascio qui nella i di informazioni. Detto questo, bando veramente alle ciance, partiamo subito col botto parlando di quella che potremmo definire la strana coppia del Collegio 5. E perché dico così? Beh, perché i protagonisti di questa storia d'amore, tra molte virgolette, sono due collegiali super inaspettati. Loro sono pugliesi veraci, diciamo che forse potrebbero stare molto bene insieme perché si capirebbero al 101%, invece noi da casa, guardando e ascoltando soprattutto quello che hanno detto lì al collegio, non abbiamo capito molto, perché parlavano nu poco stretto il loro dialetto, quindi non è che abbiamo capito molto bene. Fatto sta comunque che parliamo della mia preferita, qua adesso lo posso veramente dire, la mia preferita di questa edizione del collegio, perché lei è super simpatica, è giovanissima, ma secondo me è già, non lo so, un checco zalone al femminile, perché stiamo parlando di Giulia Scarano, ha soli 14 anni ed è stata una delle protagoniste assolute di questa edizione. Cioè, ragazzi, ci ha regalato il trash delle, cioè, ma io penso soltanto all'inizio di questa edizione del collegio, che sembra l'altro ieri, no, che è iniziata. Lei che si è presentata con il caciocavallo che nascondeva la cioccolata, cioè insomma che pensava solo al cibo, Giulia Scarano, una di noi. E verso la fine di questo collegio, durante il suo esame orale, insomma, cioè ha cercato anche di corrompere i professori. Cioè, parliamo veramente di una collegiale che ci ha fatto veramente tanto ridere, che soprattutto ci ha regalato molto trash, per non parlare, ragazzi, qua mi stavo dimenticando, di questo momento magico che voglio rivivere insieme a voi. Guardate.
Ma sembra che andiamo a braccetto. Ho pensato faccio così, pensavo. Scarano! Ecco, e parlando di persone che vanno a braccetto, dobbiamo parlare di questo presunto amore di Giulia Scarano, anche se lei lo ha detto, no? Cioè, ha 14 anni, è piccolina, mica vuole pensare a ste cose, mica vuole pensare a fidanzarsi, e fai bene, cara Giulia, cioè, per quello ci sarà tempo, ci sarà veramente tantissimo tempo per incontrare casi umani, quando poi inizi a prenderti per qualcuno, lì è la fine. Detto questo, comunque, il suo presunto fidanzato potrebbe essere uno dei gemelli Prezioso, perché infatti parliamo di Leonardo Prezioso, che a differenza del suo fratello gemello Andrea si è fatto, come dire, promuovere al collegio. Ma perché c'è proprio questo di nome? Beh, per rispondere a questa domanda e soprattutto per rispondere alla domanda ma quindi Giulia Scarano e Leonardo Prezioso stanno insieme oppure no? Per rispondere a questa domanda dobbiamo fare un passo indietro e tornare indietro nel tempo di qualche settimana fa. Ancora il collegio non era finito, ma Giulia Scarano e Leonardo Prezioso stavano facendo una diretta molto particolare su Instagram, nella quale hanno risposto alle più svariate domande dei loro fan che in diretta volevano appunto interagire con loro. Tra le tante domande si è parlato anche di un presunto amore, matrimonio, si parlava di sposare Giulia Scarano. Bene, io non aggiungo altro, ma vi lascio a questa strana diretta tra persone pugliesi, ed questa è già una cosa al bacio, ragazzi, perché amo la Puglia follemente, ma soprattutto amo follemente questa strana coppia di Giulia Scarano e Leonardo Prezioso. Guardate. Tu non puoi fondare gang senza il mio permesso. Cioè, Fondatore. Tu mi tradito. Tu mi hai tradito. Io. Cos'hai detto la prima volta che hai visto Giulia? Mi hanno completato. Ero felice perché ha detto anche io sono pugliese, come ha detto così, io questa me la posso sposare. No, perché io tri abbiamo fatto. Stavo solo io e quindi comunque ero solamente una persona, poi sono arrivate due persone tutte insieme e basta, cioè, non c'è due senza tre, quindi per forza tre dovevamo essere. Quando l'ho vista quando mi sono innamorato, una ragazza di una ragazza pugliese, io la posso sposare. Potevo parlare, capiva tutto, capito? Ragazzi, allora, va bene tutto, va bene che a noi piace pensare sempre che i nostri collegiali siano fatti l'uno per l'altra, ma non penso sia questo il caso. Uno, perché comunque Giulia è ancora piccolina, mentre Leonardo è un pochino più grande e ha già avuto esperienze, fidanzamenti, cose, eccetera, eccetera, mentre Giulia, da quello che ha raccontato lei sempre al collegio, non vuole pensare, giustamente, penso, per la sua età, ai ragazzini o comunque ai ragazzi in generale. Quindi, alla luce di quello che abbiamo sentito qua in live, in diretta su Instagram, beh, diciamo che no, cioè hanno ironizzato, scherzato sul fatto di sposare una ragazza pugliese, bla 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 bla, ma è finita lì, cioè ragazzi, era palese che in quella live stessero scherzando sia Giulia sia Leonardo. Leonardo dice no, voglio, guarda, tu sei la persona giusta perché sei pugliese, insomma, tutte queste cose qua. Va bene che noi siamo registi di film mentali che ci devono dare l'Oscar per veramente la miglior regia, la miglior sceneggiatura per i film mentali che ci facciamo, però anche no, ragazzi, quindi possiamo dirlo tranquillamente, no. Giulia Scarano e Leonardo Prezioso non stanno insieme, stavano scherzando, punto e basta. Detto questo, però, ovviamente, come sempre, in un mio video c'è un ma grande quanto una casa. E perché dico così? Beh, perché se da una parte no, questa coppia non esiste, Giulia Scarano e Leonardo Prezioso non stanno insieme, dall'altra parte in questi giorni un'altra collegiale, anzi ormai dobbiamo dire ex collegiale perché il collegio 5 è finito purtroppo, ragazzi, sì, mi dispiace tantissimo, un pezzo del mio cuore se n'è proprio andato perché non supererò mai la fine del collegio, ma mi sto già immaginando non solo la prossima edizione del collegio, perché sicuramente ci sarà, ma mi sto immaginando quello che è la caserma. Voi mi avete chiesto, ma tu guarderai la caserma, che è una sorta di altro docu reality simile al collegio, però che insomma si parla di essere militari, eccetera, eccetera. Sì, ragazzi, a gennaio inizierà questo bellissimo programma, lo commenteremo sicuramente insieme. Detto questo, torniamo a noi. Nuova coppia all'orizzonte, perché in questi giorni, come vi dicevo, è stata sganciata una vera e propria bomba sui social.
una ex collegiale, appunto, e cioè Ilenia Grambone, ha pubblicato una storia che ha lasciato tutti senza parole. A lasciare tutti a bocca aperta è stata una delle risposte che ha dato ai fan tramite le domande di Instagram. Qualcuno infatti le ha chiesto: ma sei fidanzata? E lei risponde con Marco Crivellini e lo tagga: sì. Quindi ragazzi, voi mi state dicendo che c'è una nuova coppia del Collegio 5, cioè oltretutto super inaspettata, più o meno. Oddio, non è vero, non è tanto inaspettata, anche perché non so se vi ricordate, ma questo l'ho raccontato anche in un video, ovviamente che cosa è successo? È successo che all'interno del collegio Marco Crivellini e Ilenia Grambone si erano già avvicinati, perché si è parlato anche di un succhiotto. E ovviamente un succhiotto shock che ha lasciato tutti di nuovo senza parole, ragazzi, perché sì, non ce lo aspettavamo. Marco ha raccontato la sua verità su questo momento di passione, non lo so, insomma, di questo momento passato lì al collegio con Ilenia. E se vi siete persi quel video, ve lo lascio qui nella i di informazioni. Detto questo, effettivamente, pensandoci ora, Ilenia e Marco Crivellini non è proprio una coppia inaspettata. Però diciamo che, insomma, in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, si era parlato anche di una presunta, probabile relazione tra Marco Crivellini e Sofia Cerio, ma a quanto pare, ragazzi, non è così. Cioè, vuol dire che Sofia e Marco non sono mai stati una coppia, mentre con Ilenia già c'era stato qualcosa all'interno del collegio. Ma chi lo sa? Spero tanto che sia la verità, anche perché Ilenia e Marco sarebbero una bella coppia, secondo me, molto interessanti, due caratteri molto fumantini, mettiamola così. E come vi dicevo, adesso dobbiamo parlare, anzi dobbiamo tornare a parlare, di una coppia super discussa. Questa potrebbe essere la coppia con la C maiuscola, quindi la coppia del collegio 1992, quindi del collegio 5, quello che è appena andato in onda, perché di loro si è parlato molto. Ne abbiamo parlato molto anche qua su YouTube, se ne è parlato tantissimo su Instagram, ma in particolar modo se ne è parlato proprio lì, al collegio, durante queste ultime due o tre puntate, perché se vi ricordate, come dire, su Rai 2 sono andate in onda delle immagini shock, potremmo dire così, ma sì, diciamo così. Da una parte Davide Vavalà, dall'altra Sofia Cerio. Diciamo che c'è stata sin da subito, o quasi, una certa complicità tra i due. Carezze, abbracci, baci e quant'altro, finché ad un certo punto, nell'ultima puntata andata in onda, quella che ha proprio chiuso questa edizione del collegio, Sofia Cerio si è anche lasciata andare ad una dedica, una lettera fatta proprio a Davide Vavalà, perché tra le tante cose che ha detto, ovviamente ha parlato anche di questa presenza molto importante per lei all'interno del collegio. Non abbiamo visto purtroppo un bacio lì, proprio così, al collegio, ma io ci spero tanto, soprattutto quando si potrà circolare liberamente, perché secondo me la loro storia d'amore non è finita qui. Anzi, dal mio punto di vista, siamo appena all'inizio. E perché dico così? Beh, ovviamente non perché ho la sfera di cristallo, ma perché mi rifaccio a quello che è successo nelle ultime ore qua sui social. Dopo l'ultima puntata andata in onda del collegio, infatti, sia Sofia che Davide Vavalà sono andati in diretta su Instagram insieme per la prima volta dopo la fine del programma. E non so se vi ricordate, ma in tutte queste settimane le persone del collegio, quindi tutti i nostri collegiali, non si sono lasciati tanto andare nelle dirette su Instagram, perché giustamente per contratto non potevano raccontare alcune cose, altrimenti avrebbero fatto degli spoiler: chi è promosso, chi è bocciato, gli amori che sono nati, quelli che sono finiti. Insomma, non si poteva dire tanto sulla loro esperienza del collegio, ma finalmente, una volta finito il programma, ovviamente tutti quanti noi sui social abbiamo avuto solo e soltanto una domanda in mente, ed era appunto questa: ma quindi Davide e Sofia state insieme oppure no? Ebbene, questi due collegiali del nostro cuore ci hanno risposto largamente in una lunghissima diretta su Instagram, nella quale hanno risposto alle domande più piccanti del web. Guardate. Vediamo se ci sono altre domande interessanti. Qua dicono Davide è geloso, no? Di Luca mai. No, di Luca no. Di Luca no. Ok. Il ricordo più bello che avete all'interno del collegio. Se
sai cosa è cioè, bella? È che finché tipo, facciamo le dirette nel bel mezzo della sede, del collegio, non potevamo rispondere a tutto. Adesso invece possiamo fare quello che ci pare. Quindi è vero, perché sennò non possiamo fare spoiler. Però adesso avete già visto tutto, quindi esatto. Non possiamo spoilerarvi nulla. Va bene. Avete visto quello che le telecamere vi ha fatto vedere? Cosa che hai fatto vedere? Hanno visto quello che le telecamere hanno fatto vedere. È vero, vabbè, è vero, effettivamente. Dai, vai, ricordo più bello del collegio. Ma del collegio in generale o ricordo nostro? Quello che ti pare. Ah, no, è troppo difficile. Le cose che succedevano nel bagno meritano. Allora, detto così è davvero brutto, Sofì, cambia perché detto così di qualcos'altro. Di qualsiasi altra cosa. Qualsiasi altra cosa. Ma no, ma perché quando eravamo nel bagno, tipo, facevamo delle... Cioè, non lo so, veramente. Allora, aspetta, vediamo una cosa più... più specifica. Brava. Una cosa brava. Più... Non lo so. Fuori dal locale bagno. Impossibile. Rispondi tu, dai, inizia tu. Dopo quando abbiamo mollato tutto, la lezione di ginnastica, siamo andati su... Ti ricordi? Sì. E c'era ancora Mosca, che Mosca si è messa tipo sul tavolo a dire di chi è il collegio? Chi è che comanda? Bellissimo. Cioè, di chi è il collegio? E noi tutti eravamo tipo, nostro! E siamo venuti da me. Però hai capito, quando eri nel momento, no? Quindi ci stava. Eh no, lì dici, bella, però quando tipo la rivedi in TV dici, ma... ok. Va bene. Perché? Perché l'ho fatto? E poi, vabbè, regala anche la parte delle lettere, perché era il momento finale in cui tutti ci siamo resi conto che sarebbe finita da lì a poco. Quando abbiamo fatto il saggio, no, che ballavamo tutti, e poi dopo ci siamo messi tutti a ballare con con la sorvegliante, con i prof. E quindi è come che c'erano tutte le luci, no, dentro al collegio, poi c'era da mangiare, c'erano tutti che ballavano e si divertivano. E lì è stato quando ho realizzato quanto mi sarebbe mancato il collegio una volta finito. Fammi vedere un attimo le altre domande, va? Allora. Sono tutti ship. Sì. Vabbè, comunque, adesso... raga, rispondo alla domanda, state insieme, vi dico, ogni cosa a suo tempo, ok? Questa è la risposta e fatevela bastare per ora. Quindi, ecco. Non affrettiamo... niente, ecco. Esatto. Ok, ma quindi ci tocca aspettare veramente? No, perché noi siamo super curiosi, cioè adesso noi non possiamo passare il Natale, il Capodanno, arrivare nel 2021 senza una certezza di questo collegio, cioè Davide e Sofia, fateci capire qualcosa di più, cioè io mi auguro che ci sia qualche cosa che noi adesso scopriamo in questi giorni, qualcosa che loro racconteranno sui social, non lo so, dateci una certezza, ma soprattutto dateci una gioia in questo 2020 da dimenticare. Mettetevi insieme perché noi abbiamo bisogno di una coppia, cioè insomma una storia d'amore del collegio, la pretendiamo, punto. Detto questo però, chiudiamo in bellezza questo bellissimo video speciale del collegio, perché qua avrei potuto anche fare una sorta di spin-off, no? Anzi no, un crossover si dice? Oddio, non mi ricordo, vabbè, insomma, TG Talk incontra il collegio 5. E perché dico così? Perché questi due bellissimi format che vedete sul mio canale potevano veramente dar vita ad un unico video in cui io volevo parlarvi di questa situazione, però poi ho detto no, dai, parliamone all'interno di un video normale come questo qua, come il collegio 5, punto e stop, perché secondo me, insomma, vabbè, Non è chissà che cosa, non ci sono chissà quali news, notizie shock da darvi, però volevo chiudere in bellezza, tra molte virgolette, questo video e soprattutto questo bellissimo percorso del Collegio 5 che per ora si ferma qui, ma ragazzi lo sapete che d'ora in poi, anzi
parleremo ancora di più del collegio e soprattutto dei nostri collegiali, perché io mi auguro di poterli intervistare, di poter fare tantissime bellissime cose qua sul mio canale. Staremo a vedere se si potranno fare, se non si potranno fare. Lo vedremo e lo scopriremo insieme. Detto questo, ovviamente, perché vi dico che TG Talk e il collegio si incontrano? Perché siamo di fronte ad un dissing super shock che c'è stato tra una TikToker molto conosciuta, e cioè Sofia Crisafulli, e dall'altra parte invece abbiamo lui, un ex ormai collegiale del Collegio 5, Dago. Ragazzi, sono successe un po' di cose, nel senso che tutto parte da alcune stories che, alt, fermi tutti, non ho al momento, nel senso che non sono riuscito a trovarle, nessuno me le ha inviate. Mi rifaccio a quello che ha raccontato anche in breve web.it, che ringrazio vivamente per questa segnalazione che ha fatto, nel senso che questo dissing tra la TikToker Sofia Crisafulli e Dago parte da alcune stories pubblicate da Dago, che avrebbe detto sostanzialmente: ecco, lei mi ha bloccato perché è amica di Tizio, Caio e Sempronio, che sono nel collegio, e quindi insomma io non le ho fatto niente, ma lei mi ha bloccato così dal nulla. Molto bene, questo è quello che avrebbe detto Dago. Dico avrebbe perché appunto io non ho visto queste stories, perché appunto da quello che ho letto Dago avrebbe subito cancellato queste stories. Ma c'è un ma grande quanto una casa. E perché dico così? Beh, perché se da una parte lui forse ha cancellato quelle stories, dall'altra invece Sofia Crisafulli, diciamo che non è che è rimasta in silenzio, cioè di fronte a queste accuse ha detto chiaramente quello che pensava. Tutto è partito infatti perché in questi ultimi giorni si è tanto parlato di Sofia Crisafulli, amica di questo, di quell'altro del collegio, e tra i tanti nomi che sono spuntati ce n'è anche uno in particolar modo, che è quello di Esa Cristini, che ben sappiamo che insomma all'interno del collegio non è che sia stata così tanto amica con Dago. Al che ci sorge subito una cosa, insomma una domanda spontanea: ma non è che Sofia Crisafulli ha bloccato Dago? Non penso, ragazzi, vi dico subito già quello che penso. Ma adesso andiamo, oddio, qua si è incespicato tutto. Adesso invece andiamo a leggere appunto quelle che sono state le cose scritte dalla nostra Sofia Crisafulli, perché tutto questo trash parte proprio da una storia pubblicata da Sofia che tagga Esa Cristini e scrive: ah ah ah, casuale ma azzeccato, dove hai lasciato il resto del circo? E quindi insomma, di fronte a questa prima storia, tutti quanti noi abbiamo detto: oddio, ma che sta succede? Ma non è che sono delle frecciatine, aspetta un attimo? Questo non lo sappiamo, ragazzi, ma quello che sappiamo però è che di fronte alle accuse di aver bloccato Dago su Instagram, Sofia Crisafulli risponde con tanto di video, storie, foto, screenshot per far capire a tutti quanti noi che no, non è assolutamente così. Lei non ha bloccato proprio nessuno. Infatti, nelle sue stories leggiamo questo: non mi andava nemmeno di fare una storia su questo argomento. Vi dico davvero due cose al volo, poi chiudo completamente l'argomento. Purtroppo c'è tanta gente che prova a fare hype con il mio nome, ma vi smentisco subito. Conosco tre persone del collegio di quest'anno, non ho mai guardato una puntata, non so nemmeno chi sia questo tizio, nemmeno sapevo il suo nome, figuriamoci se lo blocco. La prossima volta impegnati di più a inventarti qualcosa. È ovvio che se mi blocchi non trovi più il mio nome, come io non trovo il tuo. Se volete vi mando una registrazione a schermo di chi ho bloccato. E quel ragazzo nemmeno c'è. Basta, già gli sto facendo fare troppo hype. Un bacino, ciao ciao. E poi continua pubblicando una lista delle persone da lei bloccate, scrivendo: bene, come vedete non l'ho bloccato e non lo trovo perché mi ha bloccata lui. Ora chiudiamo l'argomento, grazie. E infatti poi ci mostra che se lei cerca nella barra di ricerche il nome di Dago, che credo sia Bonnie Le Timid, molto bene, non trova assolutamente niente. Questo perché, stando a quello che racconta Sofia Crisafulli, lei sarebbe stata bloccata da Dago. Insomma, cosa è successo? Mi pare, ma non ne sono sicuro, di aver letto che in realtà lui poi ha ritrattato l'argomento: no, scusami, ti avevo forse bloccata io, forse no, insomma, si sono sbloccati, non si sono sbloccati, io non lo so. Fatto sta comunque che
Questa parentesi trash del Collegio 5 andava raccontata, perché adesso siamo anche di fronte a questi bellissimi dissing che ci fanno volare super altissimo verso l'infinito e oltre, cioè che veramente ci lasciano abbastanza senza parole, ma insomma ormai siamo abituati. Detto questo, però, adesso fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate, perché io sinceramente sono rimasto letteralmente sotto shock. Il video può finire qui, spero tanto che vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e qui sotto trovate tutti i miei social dove potete seguirmi. Io e Mark vi salutiamo e noi ci vediamo in un prossimo video. Vero Mark? Vai, saluta. Mark? Vabbè ragazzi, anche oggi noi ci abbiamo provato. Ciao!